Devo andare a fare delle spese, se no chiudo i negozi. Sta attento, metti la cartella dietro. C'è la recita, te lo ricordi? Sì, amore mio. Anche a scuola abbiamo fatto le prove, ha detto la maestra che sono stata brava. Ah, vuoi vedere che mo diventi un'altra titina di Filippo? E che altro c'è stato a scuola? Niente. Ah, la maestra ha domandato ogni bambino che fa il padre, ma io non ho saputo rispondere. Mamma, che lavoro fa papà? E come che lavoro fa papà? Papà fa il commerciante, il rappresentante. Perché non lo facciamo venire alla recita? E come si fa? Papà lavora, sta a Milano, eh. Allora dico alla maestra che sono mezza orfana. Quando è la recita? Dopodomani? Sì. E noi dopodomani a papà lo facciamo venire. Grazie. Ui, fammi guidare tesoro a mamma. Padella mia, non mi dà problemi, va benissimo. Bello. Avete avuto notizie di quell'appartamento da affittare? Ho buone prospettive, però ancora non prometto niente. Buongiorno, signora. Buongiorno, signor Capozzo. Lo sapete che anche noi abbiamo dovuto patire prima di trovare il nostro appartamento. Napoli è un problema. Comunque Amalia è bravissima. Quella è russa, che comandano loro. Ma perciò mi hai sposato. No, Ma a proposito, come vi siete conosciuti? Dovete sapere che andai a comprare una partita di pelle in Siberia. Niente di me. E a mia seppella scettissima. È simpatico. Mi raccomanda, ma abbiamo avuto anche l'ordinanza di sfratto. A proposito, proprio oggi è venuto l'ingegnere di comune. Ah, è venuto l'ingegnere? Vi faccio sapere subito. Fatemi sapere, grazie. Arrivederci, signora. Ciao, bella. Arrivederci. Signora, i miei rispetti. Buongiorno. Ti piace, eh? Signore, mi dispiace, ma qua dovete sfrattare, perché casa ne sta carendo tutte cose. Oh, mamma mia. E come? E insegna, che noi ci hanno messo che sto tricco a ballare? Oh. E che significa? Che significa? Comorita. Calma, calma, che vi altro da fare? Insegna, abbiate pazienza. Ma cara, la mattina e la sera mi dicono sempre le stesse cose, non ce la faccio più. Ma scusate, è anche naturale, per voi non ci vuole niente, è facile a dire sfrattate, io venne. Ma un'altra casa dove la troviamo? Ma scusate, ma non lo dovete chiedere a me, io faccio l'ingegnere, faccio il perizia. Allora. Chiedete a Zamberletti. E chi è su Zamberletti? Non conoscete Zamberletti? No, non è... Zamberletti è... è San Gennaro. Zamberletti è un padrone di Napoli. Ah, allora dobbiamo andare al vescovato. Ma quale vescovato? Al Comilitel. Poi per un col telefono, 44, 45. Calma, calma, calma. Io non ce la faccio più. Avete ragione, ma qua a casa non ce ne sta. Tante belle cose. Arrivederci. No, no, no. Signor, ricordatevi, 44, 45. Allora, una cosa, non c'è niente. Zamberletti.
guarda. Guarda, che casa sta tutta guaiata, se ne sta carendo tutte cose. Questa è la buon'anima di mia madre. La mamma, bella donna, bella donna. Qui c'è la papà, scolata, ma il muro sta a ballare, allora il papà, per voi ti faccio che sei una disgrazia, purtroppo, che ha acchiappato tutto quanto, signore. Signor, comunque io vi do un consiglio. Dico, dico, gli altri vengono in campagna. Sì, hanno accogliuto l'anzalata. L'anzalata. Pazienza. Beh, donna sua, arrivederci, noi ce ne andiamo. Ora mamma in coppia, ma tu vuoi lì? Io ve ne vengo, ya. Ya, mamma, che ciuccio metto, te, esci. Nonna, mo telefono a Salvatore, vado a prendere il numero. Proprio adesso, noi dobbiamo telefonare. Pronto? 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 Mamma, chi era? Hanno sbagliato. Soldina, vieni, telefoniamo a papà. Sì, lo prendo io, lo prendo io. Sì, sì, va bene, sì, tesoro, dimmelo tu, eh. 02. 02, poi? 88. 88. 25. 25. 73. 7. 3. E brava. Questo è il caffè alla napoletana. Grazie. Prego. Com'è? Fa schifo. Signor Rinaldi, al telefono, da Napoli, cabina numero 2. Pronto? Che è, Angelo, qualcosa? No, non ti preoccupare. È Assuntina che ti deve dire una cosa. No, non è successo niente. Aspetta, ti passo mamma. Sì, ti passo mamma. Salvatore, bello, e mamma. Come stai? Fa freddo a Milano. Ti raccomando, mettiti la maglia. E pensa a te, non ti preoccupare, che a Milano si sta buono. Ti passa a Suntulella. Ciao, mamma. Ciao, Gioia, ciao. Mamma, ma Milano fa cavere. Ti senti? Sì, che c'è la nebbia. No, fa caldo. Ciao, papà, come stai? Lo sai che domani a scuola c'è la recita? La recita? Ma perché tu fai la recita, papà? Ci vengono tutti i genitori, ci vuoi venire? E come venga, papà? Oggi a Milano, sai, un periodo d'oro qua, si buscano i soldini. Adesso dico a papà che ho la febbre, così viene subito. Papà, ho la febbre. La febbre? E che hai avuto a papà? No, non è vero, scherzato. Ah. Papà, se vieni ti do un bacio a pizzichillo. Ma dai, non vas a pizzichillo. E venitemi a pigliare la stazione. Ciao, papà. Nanni, ma senti, sono Salvatore. T'ha giù telefonato, stiamo in pensiero. Voglio sapere guaglione, i guaglione stanno buoni. Ma stanno tormentando male pensiero. O mia madre sta lontana, quando tiene una famiglia, quando Napoli diventa canottolina. Un demise giorno allora, una giornata e chiude via, quando si vicino a te sta Gennarina,
sonnolella, comma, non sta dormendo. Abbracciami forte a tutte e due. D'ingello papà su e va bene assai. Con mia mara sta lontana quando tiene una famiglia, quando una Lena me la torna a Napoli, ma sta sempre con voi, ma non ve la sai più. Napoli chiama i figli suoi, con mano a mamma ci stanno in braccio. Napoli da tornata, tornata, Napoli vi chiama, non può morire, non può morire. Mamma mia, tu la presa, tu sapevi che ci vuole, tu sapevi che ci vuole.
la sera sera va tenuta a fida creare c'è un letto per sottrezzi ma basta non c'è saprezzi non c'è bisogno di la parte di la vincere e come la matta mamma lo saccio meglio te. Ma non è che a Sundulella mangiava voi? Quello oggi a Sundulella è tutto eccitato per la recita e poi ci stai tu, Salvatore. Guarda com'è felice, guarda. Mamma, le è piaciuto il sciamo? Ma non è quello che fa un secco, guarda mi. Bella, bella. Piccerarella, piccerarella, fortuna. Che dici? Che fai, maraia, fortuna. I mamori, 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 i mamori. Ma quando è che muore, non c'è capì? Amore, 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 sei contenta, mamma? Assai, bello, assai! Assù, via, mamma, non ti spacco così, eh? Vuole, ma sabato, guarda, visto che sei tutto per la volta. Mamma, ma il putiere ci sta di... C'è uno e l'ho preso. Sì. I mamori, i mamori, i mamori, i mamori, i mamori, i mamori. Ma bella fa morire di te, alla riva, ma quando voglio ti voglio passare. Ma come bella fa morire di te, alla riva, ma quando voglio ti voglio passare. Questo diventa una vita migliore. Ed ora io vorrei proporre un brindisi, se permettete. Ad una signorina che oggi ha fatto una grande recita e che sicuramente diventerà una grande attrice, oltretutto è figlia d'arte. Ecco, bene, 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 bene. Alla Studi, a Studi. Viva Studi, a Studi, brava. Alla compagnia, chiaramente. Bavim, bavim. Salvatore, permettete che mi siedo vicino a voi. Con piacere, accomodatevi. Grazie. Che belle parole per via Vicina. Don Salvatore. Quando venite a Napoli, come vi sentite? E come mi ha già sentito? Questo cielo è chi sto mare. Napoli era un paradiso. Vero. Vi dirò che se trovo un'attività, uno sbocco, a Napoli non mi muovi più. E mi sembra giusto. Napoli è bello. E se no questa ricostruzione come la facciamo? Se tutto quanto se ne vanno da questa città. Sante parole. Ma che non è la cantante, Angela Lenci? Sì, è proprio lei. Gesù, e perché quando è giù? Che teneva la voce quando cantava, faceva cantare. Perché la madre di Don Salvatore, Donna Assunta, non voleva che il figlio si sposasse una cantante. E per amore Don Salvatore abbandonò la carriera. Che peccato, mamma mia. Ah, un lingua fa cantare. È pieno a piezo. Sporti i vestiti, dica la nonna, fai la. Don Salvatore, col vostro permesso, ho il fa cantare la canzone della signora Angela. Me lo dite a me. Stanno chiedendo se potete cantare. Angela, vuoi cantare una canzone? Salvatore, se lo vuoi tu. Sì. Benissimo, bello, bello, ma bello, signor Angela ci cambia la parola.
volete. E adesso ci dovete cantare un'altra canzone. Sì, però con Salvatore. Sì, è di sì, sì, sì. Maestro, andiamo alla casa da va. Bello, bello. Quanto è bello, mamma. Pure qua c'è sta studiata. E sono sbarcata in terra marchiana, tre cumi viveva a sanità, sotto i coppi innamorate, sono i maestri ingannaccate. Un marito in un bar, vecchia capo e su città. E che tavola speciale, derogato con i frutti e ovini, non me lo ne rinda gandina, un bar rinda cucina. Da Gabriele e a una guarda dice si possa ancora bene chi si vuole l'amore ci andrà sempre a Gabriele chi si andrà per la vincere Gabriele si andrà ma la conosci? Perché sei gelosa? No. Divotamente mo se fa una croce, come l'usanza primi a cominciò. Oh, compare che è subito, fanno prima se volite, risponde ad una voce, tutta tavola a trovare. Ah, se rosa che si consola, questi suoni che sono venuti, questa voce che è fine e penna, fa canzone che Alumella cazzo Marchetti e Cunnolini, la maestra scapuzzetta, con un baraballi quando va per il re. E figliolo sotto vinte, ma se fanno una zuppa d'elle, e daranno in dall'acqua mare, l'acqua smoppa da fragna e fora. Che manella sotto Ma quando si fa prima come le vuole? Mannaggia, a proposito, perché non andiamo a vedere un vestito domani? Io mi sta lavando la cava e ti che vuole un abito come una sposa. Vabbè, domani ci andiamo.
Buonanotte, mamma. Buonanotte, mamma. Benedetta, figlio mio bello. Salvatore, però quando sta a Napoli, mamma, tu è più felice. Ecco, io sono felice. Ragazzo, da luce, eh? Vieni, mamma. Che bella mamma, a dare una bacina. In coppa lo stomaco. E per forza, ti mangia tu chiede colpa di te, Salvatore. Hai ragione, stanno ancora in capo, cavè. Ma che da c'è, io quando vengo a Napoli non volesse partire. Salvatore, ma perché non ti trovi un lavoro qua? Ci hai già pensato. E poi il fatto che tu stai sempre solo a Napoli mi rende geloso. Geloso? E di che, Salvatore? Sono geloso. Non ti scordare che io ho smesso proprio per te di cantare. Vedi, Angela, per noi magliari che stiamo lungo tempo all'estero, sapere che una moglie ti aspetta e ti rispetta è importante. Ti aspetta, ti rispetta e ti va bene. A proposito, Salvatore, lo scialle a mamma, l'orsacchiotto ad Assuntina, io e me ti si scordava. Lei mi scordava, vedi, mira sotto cuscino. Quanto è bello, Salvatore! Proprio quello che volevo io! E te pare che non sa più! Com'è bello! Come si bella! E chi serve anche questo? Pronto? Pronto? Chi è, mamma? Nessuno. Signora, per 600.000 lire, noi vi offriamo
un funerale di prima classe, loculo di prima classe, cassa di noce di prima classe, interro, interro asciutto e a mezzogiorno. E infine la messa cantata. Anche noi signora, anche noi. A mezzogiorno preciso signora, non dimentichi. Mezzogiorno, vi offriamo per sole 300.000 lire. Funerale di prima classe, bala di prima classe, loculo di prima classe. E messa cantata, niente e po' di meno che D'Annunzio Gallo. No, questo non me lo dovevi fare. E mi voglio rovinare. Signora, per noi, con gli stessi soldi, vi offriamo funerale di prima classe, loculo di prima classe, cassa di noce, interro asciutto e a mezzogiorno, e in più la messa cantata da Nunzio Gallo, Franco Ricci, Claudio Vill, Sergio Brun e il coro di Nora Orlando, 4 più 4. Ai, accetto questo! Ah, che stanno in giunzione di sprava, stavamo tutti quanti tuo palazzo. Grazie. Allora veniamo. Oggi si sta preparando mia moglie. Veramente. Buongiorno. E che volete? Permettono un minuto. È la terza volta che veniamo fino a qua per riscuotere. Ma di questa stagione non si è fatto niente. Abbiate pazienza. Magari il mese prossimo. Lo sapete, chi fa così con noi rischia grosso. E ma basta. Non state facendo la cosa giusta. Il signor Capozzi è un galantuomo. Amico, occupatevi dei fatti vostri. Insomma di merda sono stato mai amici miei. Signora! Fermi! Don Salvatore è un uomo che merita rispetto. Chiedi scusa a Don Salvatore. Scusate. Don Salvatore, per voi e per la vostra famiglia, in questo quartiere, per qualsiasi cosa ritenetemi a vostra disposizione, eh? Mamma, non vi sentite bene? Di là c'è un commissario che ti deve parlare.
O commissario? Sì. A me? Buonasera, signor Rinaldi. Sono il commissario della zona. Mia moglie. Piacere, signora. Buonasera. Mi scusi il disturbo. Ma sì. Prego, per carità. Prego, accomodati. Pensate che mia madre possiede tutti i vostri dischi. Ancora un caffè, commissario? Ma no, grazie. È di casa, ma è buono. A che debbo l'onore di questa vicenda, commissario? Signor Rinaldi, a me non mi piace rompere i fondelli a chi non se lo merita. Voi andate, tornate. Italia, Germania, trafficate. Vi ho mai detto niente? No, è la verità. Ma sapete come si dice? Male non fare e paura non avere. È giusto. Però oggi c'è stata una segnalazione. Dici che è successa una moina, diciamo pure una rissa. E c'è stato qualcuno che ha cacciato la pistola. Oh, ma quella pistola, commissario, sono cose che succedono. Sapete, una parola di dall'altra. Certo. Però voi a questa gente la conoscevate? No, mai vista. È la verità. E quindi non sapete neanche che cosa ci facevano nel quartiere? No. Vedete, commissario, io a Napoli ci sto poco e niente. Lavoro sempre fuori. Ho capito. No, perché, vedete, noi sappiamo che nel quartiere ci sta una banda di estorsori. Però, come al solito, nessuno parla, per paura. E principalmente sospettiamo di un certo Alberto. Alberto Cennamo. Non conoscete neanche a lui? No. E neanche voi, signor? Sì, lo conosco. Mi potete dire da quanto tempo? Quando facevo teatro, di vista, bazzicava nell'ambiente. Capisco. E beh, allora tolgo il disturbo. Scusate, ma questo è il nostro mestiere. Prego. Buonasera, signora. Buonasera, commissario. Vi accompagno, grazie. Niente, mamma, un'informazione. E quando vega la polizia mi mette sempre a paura. Ma non vi preoccupate, non è niente. Lo vedi? Mentre tu parlavi con loro, io già ci si illumina Madonna. Salvatore, è pronto? Vuoi mangiare? No. E perché? Mangi da qualche cosa. Non tengo. Poteva dire che lo conosceva. Salvatore, ma fra me e lui non c'è stato mai niente. Cos'è Guaiun? Poi, da quando ho conosciuto a te, non l'ho visto mai più. Salvatore, mi credi? Ti devo credere.
Rispondo io. Chi hai telefonato? Perché non la lascio in pace quella? Ho un marito, una bambina. Io non ti basto. Amalia, siete voi, buongiorno. Dite, dite. Un appartamento di 5 stanze. Ma veramente? Ma siete sicura? Sì, datemi l'indirizzo. Via Parini 10, terzo piano. Esatto? Sì, sì. Grazie assai, ma siete stata gentilissima. No, ci vado subito, non vi preoccupate, subito. Grazie, arrivederci. Chi era? Amalia, mamma. Dice che si fitta un appartamento di 5 vani. È un miracolo, io vado subito. Va, mamma, va. E mo che le succede a questa povera donna? E che le deve succedere? Al massimo torna a cantare il primo amore che non si scorda mai. Oh, madonna, che guai che ho fatto. Signor, i rimorsi fanno venire brutti pensieri. Voi questa telefonata non l'avete mai fatta. Mi sono spiegato. Tenete un bel negozio. Trovate gli appartamenti. Un brav'uomo per marito. Perché volete guastare l'armonia? Dico bene, signor Capuozzo. Buona giornata. I miei rispetti, signora. Luigi, bisogna avvertire subito Angelo di non andare a quell'indirizzo. E mo ci vogliamo inguaiare. Ma loro non l'hai capito, questa gente che non scherza. Ma che la faranno? Che la devono fare? Se la mangiano. Non l'hai sentita, è una questione tra vecchi fidanzati. Hai visto come si guardavano al ristorante, lei e Don Alberto? Ma che stai dicendo? Anna! Facciamoci cazzi nostri! Thank you.
Sentite, per favore, fate un po' più presto. Insomma, qua si è bloccato tutto, si è bloccato. Vedete il padre, che sta? Lo so, ma voi, allora fermate per caso. Qui vediamo chi c'è. Eh sì, quant'è? È sotto i pedali. Ecco qua. Mamma, siamo arrivati. A quest'ora, eh? E affari nostri. Affari nostri, guardate quanto è indisponibile. E ne vota a te. Eh sì, ti spendi troppi soldi, tale e quale come la buon'anima di tuo padre. Quando morì mi lasciò senza nemmeno una lira. Sto io i sacrifici che ho fatto per crescerti. Ah boh, ma ci sto anch'io, mamma, non ti preoccupare. I sacrifici li faccio io per te. Angela, dove sta? Ah sì, che l'ha avuto una telefonata da Amalia per andare a visitare l'appartamento. Maledetto terremoto, terremoto. Un po' da sta parte, sembra visto appartamento, appartamento. Ah, che le sei scordato pure l'indirizzo? Voglio vedere. L'indirizzo? Eh sì, che non tu ricordo. Via Parini 10. Visto. Terzo piano. Mo ci arriva il momento, mamma, è capace che avevo bisogno di qualche firma. Sei un buon marito, secondo me. Certo, vale. Mamma. Un tenere pensieri, venga a presto. Sì, non ti preoccupare. Sì, sì, vieni. Ma dove vai? Non fargli spendere soldi. Sì, non mi chiedi se avessi via Parini a tuo stato. Vai, vai. Buongiorno, mamma. Buongiorno. Ah, mamma, dove sta questa via Parini? Io non lo so. Sei tu, Eugè? Buongiorno, Salvatore, no. Non la conosco questa strada. Ma non gliel'avete telefonato voi l'indirizzo a mia moglie? Io? No. Sarà stata qualche agenzia. Buona giornata. Terzo piano, interno 14. Grazie. Signor, non prendete l'ascensore, oggi è turno di rischio. Amalia? Permesso? C'è nessuno? Thank you.
Angela! Permesso? Angela! La verità. Sì. Ci vogliamo bene. No. E ci vediamo tutti i giorni qua. In questa stanza. No, Salvatore. Avevamo pensato di dirvelo, ma lei dice che ha paura. Ha paura di perdere la bambina. Ma che stai dicendo? Salvatore Cristo è pazzo. Don Salvatore, le mogli non bisogna lasciarle sole per troppo tempo. Non è vero. Salvatore, non è vero. Adesso il quadro è completo. Il cattivo. Il buono e l'innocente. Li volete ammazzare? E te? Spara. Spara. E fa la sta sceneggiata. Spara! Ti ha casserva. Ma che stai dicendo? Salvatore, non mi ha vero. Non mi ha vero, Salvatore. Schifoso. E io che ti ha agevolato tanto bene. Sei una grande attrice. Ma stasera hai sbagliato interpretazione. E io sono un d'onore. E pa' vergogna me ne paga a Napoli. Ma figlia mia. Non navire più! Vieni qua! No! Puttana! No! No! Vieni qua! Ma non mi...
Mamma, io parto. E mo quando torna? Presto. Mamma, ma mi da fare un giuramento annanzi a sta Madonna. Di, figlio mio. È l'unica cosa che mi vado a narrare in vita. A Sondina, a che la schifosa, non la dava di più. Giurare a me, la mamma. Ma di che cosa deve dimenticare? Perché mi perseguitate così? È stato un equivoco. Io queste cose non le voglio sentire. Ma fammi schifo. Perché non mi credete? Fra me e quell'uomo non c'è stato mai niente.
Io credo solo a mio figlio. È come se non bastasse ad esibirsi pure a cantare. E che dovevo fare per vivere? Non da favoreggio. Sono soldi! Wow. E la famiglia Rinaldo a che piano? Primo piano, ma voi non ci sta. Datela a me, dai, ma. Sì, datela a me. E la mangi. La mangi? Dai. Allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mamma! Che? A bollettero o gas, quant'è? 15.000 lire! 15? Ti disse 8.000 lire di spicci? E te ne vuoi 8.000 lire e portava a letto da te? No, e te ne vuoi a manciarti a te? Primo grado della scala Mercalli. Non è successo niente. Oh, meno male, ma stiamo facendo meno colpo. Va bene, va. Vediamo a noi. Firmate voi per lui, sì. Va. Ecco qua. A ficcà, presa che. La penna. Ecco la penna, ecco la penna. Qua, firma. Mandoni. Allora, per famiglia. No. Io. Rinaldi. Questa Michele... Ma è stato con Milano? Ma che ne ha finito in elefante? Io ho chi saccio firmato. Ma come non è modo di dire? Non ti raggi, prego, non ti raggi. Ti raggi di tanto. Ma non vuol dire... Ehi, ma che dici? Voi avete distrutto il libretto. Questo è un documento legale. Vieni da me. Ecco, è un testamento. Ma che testamento? È testamento. Pensare alla più minima cosa. E che vuol dire? È la destina. Un bel giorno ti ho rivisto. E non ho più smesso di pensare a te. Alberto, 10 anni fa già non mi piaceva. Mamma mi fai schifo. Schifo. Signore, ci sta posto per voi. Mamma, a lettera, signore. Ah, sì. Signore, venite.
fatto niente oggi. Niente a voi. Ti ricordi della promessa? Sì, sì. Che promessa? Signora, la bambina vorrebbe essere accompagnata a vedere il presepe a Santa Chiara. Ho capito, però non fate tardi. Non vi preoccupate. Batta l'uovo, grembiule e poi sci. Tan presto, va. Che ti vive accanto mi lascia indifferente, ora che fra noi due non c'è più niente, ora che il nostro ieri altro non è che un foglio ingiallito dal tempo. Ipocrisia, gettare l'acqua e avere tanta sete, morir d'amore e dire non è niente, desiderarti e far l'indifferente. Di gelosia io sto morendo. Salutarti unitamente a chi ti vive accanto con aria indifferente, quando nel cuore è vivo un sentimento mi fa impazzire, sai, io voglio te, io amo più te che la vita. Di gelosia io sto morendo. Pronto? Non posso chiamargliela, sta registrando. Ho detto che aspettava una telefonata importante. Attenda un attimo, per piacere. Angela, telefono! Resti in linea, pochi secondi. Grazie. Pronto? Signor, sono Michele. Sto con la bambina a Piazza del Gesù. Mo la porto a vedere il presepe a Santa Chiara. Fate presto, però, perché la devo riportare subito a casa. Sì, vengo subito, grazie. Sì, arrivederci. Scusatemi, io devo andare via. Continuate voi il messaggio. Grazie, scusatemi, arrivederci. Ciao, arrivederci. Allora incominciamo da capo.
A chi hai telefonato? A una persona. A chi sono fatti tuoi? Hai telefonato alla nonna? Se avessi telefonato a tua madre. Scusate, io mi capisco, ma devo accompagnare la bambina a casa. La porto io a casa. Oh, signor, per amore di Dio, chi asenta a vostra suocera? Mamma, non ti preoccupare. Adesso la mamma ci sta qui. Assundina mia. Assundina. Ti voglio tanto bene. Va bene, mamma, va.
Ciao. Amici, ma so che tutti state aspettando la grande sorpresa di oggi. Ritorna tra noi, dopo tanto tempo, la regina della canzone napoletana. Signori, Angela Lenci. Donna Brigida. Vorrei sapere perché si m'avvite, facite sempre la faccia maricuata, ma voi quando è più brutta la facite, più bella a voi che viene presentata, i montacci si vanno a curgita, ma questi modi frigide, non si caffè parite, sotto dritto zucchero e in coppa marasite, ma in tanta caccia putà, e tanta caccia girà, cotto c'è sotto ad azza, fino a mocca ma d'arrivò. Donna Brigida, mi fate soffrire. Più tempo passa, più vorrò frattata, invece riscaldà caffè squisito. Oh, bella e casi pura va gelata, si dà delizia do caffè granita, facendo concorrenza limonata. Ma questi modi Brigida, tosse caffè parite, sotto dritto zucchero e coppa marasite, ma è tanta caccia putà e tanta caccia girà, cotto c'è sotto ad azza, fine mocca. Qui si da mamma terra passatore, e io bellezza mi figlie cara cara, si muiva divertito a cagnare, mi faccio in carta va senza denaro, bella pare io fosse ma fa amore, ma questi modo è Brigida, tosse caffè parite, sotto trito zucchero e troppa marasite, ma è tanta caccia putà, e tanta caccia girà, cotto c'è sotto ad azza, fine mocca ma d'arrivà, ma questi modo è Brigida, tosse caffè parite, sotto trito zucchero e troppa marasite, ma è tanta caccia putà, e tanta caccia girà, cotto c'è sotto ad azza, fine mocca ma d'arrivà, ma è tanta caccia putà, e tanta caccia girà, cotto c'è sotto ad azza, fine mocca ma d'arrivà. Ti avevo detto di portarmi i piatti e stai qui a perdere tempo. Tu a quella non la devi vedere più. Mamma!
Cara madre, stava tra sina nave, e a sta lontana ci ammasava madre. Come vorrei allumare di otra biancala, come vorrei sentire lo zambugnare. A nena mia facita lo presente. Che so i denari, a chi si chiagna a patria non so niente, ma tengo qualche dollaro e mi pare, che non sono stato mai tanto paziente. Ma sono tutte notte a casa mia, e da creatura mia ne senta. Sono nelle fiamme, chi l'ha lasciata e sta lontana ancora. Che faccia lì, se la figlia cerca la mamma, facite la tornare, che la signora. Io no, non dormo, ma ne resta fuori, e resta affaticata tutta qua. So carne magie, lo ima, so emigrante.
Assunta, Assuntina, vieni, 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 forza, forza, corri, corri. Vai, 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 vai. Ma adesso che volete? Non vi basta quello che vi ho dato? E che vuol dire? Da nanna la siete pigliata 15 omali. E beh, e lo sapete che è Natale e la gente spende le tredicesime, le quattordicesime, le quindicesime. Ma insomma! Vostro marito non si comporta bene con lui. Come dobbiamo fare? Stavo tenuto salvamento a Dio. Commissario, ma noi stiamo scherzando. Dici di genere al commissario. Commissario, noi siamo amici, questa è la verità. Signore, ci dice la brutta. Sta in America, noi l'abbiamo avvisato, dovrebbe stare qua da un momento all'altro. Dottor, ma la bambina come sta? Signora, noi abbiamo fatto l'impossibile per salvarla. Purtroppo l'organismo della bambina non reagisce. Allora? Speriamo in un miracolo. Voglio bere, voglio bere. Sì,
Sì, papà. Mamma ti bagna solo dopo il coccio. Dimmi, ti senti? Buon Natale. Sai che ho fatto il presepe? Era molto bello. C'era per me in Gesù, c'era la Madonna e San Giuseppe. Papà, lo vuoi bene? Papà, vuoi bene pure mamma? Perché non torniamo tutti e tre insieme? Come ci ha fatto piacere a me e a mia moglie di essere stati invitati alla cerimonia della bambina. Dopo tutto quello che è successo, stavate in diritto di non guardarci più in faccia. Ma non ci pensate nemmeno. L'importante è che è finito tutto bene. State qua e ci restate. Grazie. Grazie. Arrivederci. Ecco, fermi. Bello, Nato. Sei felice, papà? Sì, padre. Che la stanotte non ha chiuso occhio. Ma noi abbiamo dormito. Adio, fammi una bella fotografia. Oggi mi sento un re. E questo sono che tre regine della vita mia.